Beh, perché People Rise ha deciso di tradurre questo libro? Beh, io nel 2014, guardando su internet, trovo questo sito reinventingorganization.com con questo libro autopubblicato, che aveva la prefazione di Ken Wilber, che è un filosofo, lo definirei contemporaneo, molto importante. Ho detto che è strano, un libro autopubblicato con prefazione di Ken Wilber, ci deve essere qualcosa di interessante. Dopodiché leggo l'introduzione e l'introduzione dice: questo non è un libro per fare più soldi, ma è un libro per vivere l'azienda in modo diverso, avere una diversa visione dell'azienda. Allora subito mi è interessato, me lo sono letto, mi è piaciuto molto. Sono entrato in contatto con l'autore Frederic Laloux e molto velocemente, prima che questo libro poi diventasse un successo mondiale, decido di prendere in mano la sfida di fare una traduzione italiana con tutti i miei colleghi e con altri amici che hanno collaborato. E poi in tutto il 2015-2016, quando abbiamo cominciato a fare questo progetto, il libro è diventato anche un bestseller, ha fatto 170.000 copie, che per un libro autopubblicato è incredibile. Tant'è che poi nella prefazione del libro io lo descrivo un po' come, da un punto di vista di impatto, ampiezza che avrà, la nuova Lean, no? La nuova Lean nel senso che si è creato un movimento dietro a questo libro, che viene poi indicato col termine TIL, che è un colore. Quindi il TIL come nuova Lean ha delle grandi opportunità, no? Perché è proprio una diversa visione dell'azienda, un'azienda in cui l'uomo possa svilupparsi e l'organizzazione possa non avere solo il profitto come obiettivo. Un rischio perché poi, così come è stato per la Lean, c'è chi l'ha applicata bene e chi l'ha applicata meno bene, e il rischio è di guardare a questo nuovo movimento con la lente dell'efficienza, no? Quindi, se siccome questo libro tra le varie cose parla di auto-organizzazione, beh, taglio il management, riduco i costi e questo sarà un successo, avrò applicato bene il TIL. Chiaramente il TIL. Il libro parla di una diversa cultura dell'essere azienda, dell'essere leader, dell'essere persona, e quindi se tu lo guardi con la lente dell'efficienza stai facendo l'errore che il libro ti avvisa di non fare, no? E quindi l'ottica è dell'efficacia, quindi non fare le cose nel modo giusto, ma fare le cose giuste. Non guardare solo il profitto, ma guardare al perché fai una cosa. E questo è il motivo per cui mi è piaciuto, ho detto traduciamolo, facciamolo, portiamolo in Italia e aiutiamo l'Italia anche nelle sue piccole aziende, nelle sue medie aziende, nelle sue grandi aziende ad avere una consapevolezza su questo. E la sfida non è diventare TIL, la sfida è attivare un pensiero diverso su che cos'è l'azienda, sul contesto in cui si è, con il tipo di settore in cui si è e insieme alle persone costruire un modo di fare azienda diverso. Qui abbiamo Francesco che l'ha fatto, quindi lascio anche la parola a lui. L'abbiamo fatto, nel senso, parlo dell'abbiamo perché in realtà quando penso a un'azienda, penso a un'organizzazione, a un organismo vivente. Oggi le aziende si dimenticano che prima di essere un'azienda da profitto è un'azienda che è un organismo vivente, è un organismo vivente, è un organismo fatto di persone, materiali, beni, che stanno facendo qualcosa, stanno cambiando, qualcosa, stanno cambiando il mondo. La domanda che ci siamo posti è stata: qual è l'obiettivo dell'azienda, ma inteso come purpose dell'azienda, qual è lo scopo, perché dobbiamo fare l'azienda per forza quando in realtà potremo guadagnare dei soldi con un modo diverso. E facendolo emergere dall'organizzazione stessa in termini proprio di organismo vivente, quindi qualcosa che è veramente vivo, qualcosa che sa perché sta vivendo, abbiamo identificato un purpose. Abbiamo identificato un purpose che ci accomuna, che in qualche modo stabilisce delle caratteristiche comuni di tutte le persone all'interno dell'organizzazione, una specie di manifesto dell'azienda, che però in Italia, grazie al movimento prima delle B Corporation con la certificazione del B Lab americano e poi con la possibilità di trasformare le società in società benefit, hai la possibilità di incorporare questo scopo all'interno dello statuto dell'organizzazione stessa. Questo vuol dire che è mandatorio per tutte le persone all'interno dell'organizzazione di perseguire quegli obiettivi, che non sono obiettivi solo economici, ma sono proprio purpose e quindi sono proprio un motivo molto più nobile per il quale l'azienda sta facendo quel tipo di attività.
Per esempio noi abbiamo nel nostro purpose, si legge nell'articolo 2 del nostro atto costitutivo, il fatto che vogliamo, noi crediamo nel settore primario come ancora uno di quei settori filtro di tutta l'economia mondiale, e crediamo che noi viviamo nella in Valtellina, in una valle, e crediamo che le aziende debbano incentivare ancora il settore primario. E quindi il nostro purpose, chi lavora nella nostra organizzazione, chi lavora con noi, sa che i nostri sforzi sono quelli per aiutare un'economia anche locale e non solo per il profitto degli shareholders dell'azienda. Questo è interessante perché evolve lo spirito dell'organizzazione, la fa diventare grande, è come se l'organizzazione stesse diventando un adulto di per se stesso, è come se incorporasse uno spirito, e quindi è come se fosse qualcosa che veramente cammina con le sue gambe e non si muove solo per questioni di fogli Excel o di bilanci o altre cose di questo tipo. Il purpose è fondamentale perché ci dà il perché dobbiamo lavorare ogni giorno, il perché, e ci permette di capire come stiamo cambiando il mondo ogni giorno, perché a piccoli passi l'organizzazione che vive può, nella sua individualità, può andare a cambiare, a produrre un impatto positivo nella società. Abbiamo scoperto l'Ethyl Organization e non ci siamo fatti ispirare dall'Ethyl Organization, perché noi stiamo cercando di sviluppare il nostro sé, del nostro gruppo. Effettivamente il libro di Lalou è un libro altamente ispirazionale perché riporta quello che succede in altre importanti aziende, ma la nostra considerazione è che anche con piccoli passi nella nostra cultura locale italiana, montanara nel mio caso, si può portare un'organizzazione a crescere in termini di consapevolezza di gruppo, crescere in termini di fatturato. Io dico sempre che i soldi sono un side effect dell'impatto che tu produci, e poi arrivare a essere di esempio per altre organizzazioni. La nostra organizzazione è stata acquisita quest'anno e questo per me è un indice veramente di grande benessere, perché vuol dire che l'azienda è solida da tutte le parti. Tutte le buone teorie, i buoni approcci hanno vecchia saggezza. Certo. Messa in modo diverso, ma arrivano da vecchia saggezza, no? E quindi per quello io dico spesso che questo libro è un'ispirazione pratica con tanti esempi, ma la vera sfida è portare quell'ispirazione dentro, guardare la propria realtà e fare quello che credi nel modo giusto. Certo. Non applicare questo libro, è ispirarsi da questo libro, avere il coraggio di vedere che ci sono cose diverse, ma il till è il tuo till, voglio dire Olivetti 50 anni fa non era così distante, no? Non era così distante. Ci sono molte cose che nel mondo si sono già attivate da questo punto di vista. Il merito di questo libro è dargli una bella chiave di lettura che si sta espandendo, ma secondo me questo è merito di Lalou, ma è anche lo spirito dei tempi, no? Cioè, certo. Il libro giusto al momento giusto per un cambiamento che le persone aspettano, anche i CEO delle aziende. Siamo assolutamente pronti anche a livello proprio di mercato, a livello di clienti, a livello di mondo, ad accogliere queste nuove pratiche e a permettere che le aziende possano essere davvero loro stesse, possano adattare il business rispetto a quello che loro trovano, possano costruire questa coscienza collettiva al fine di produrre un impatto positivo nella società, piuttosto che invece pensare ancora solo a livello di testa azienda e quindi pensare ancora a grandi bilanci, grandi previsioni, ma impatto, e non pensare all'impatto, quantomeno vedere l'impatto negativo sulla società che il comportamento di certe scelte razionali ha prodotto. Quindi siamo attori e artefici di una trasformazione che sta avvenendo pian piano, a piccoli passi, che però io vedo dilaga sempre di più, e anche i nostri clienti capiscono. È proprio un momento in cui davvero possiamo far sì che le aziende possano sentirsi loro stesse e non debbano essere più forzatamente truccate con dei fogli di Excel.